Buongiorno a tutti, sono Patrizia, la ragazza in servizio civile ad Acri. Adesso sono proprio nella sede della nostra associazione. Come vi ho spiegato nel precedente video, Acri è un'associazione di cooperazione cristiana internazionale. Oggi vi presenteremo il goal numero 1 dell'Agenda 20 e 30, sconfiggere la povertà nel mondo. Dagli anni 90 la povertà nel mondo è stata ridotta della metà, grazie al sostegno di tutti i paesi e a un lavoro insieme, un lavoro condiviso. Purtroppo, non so se lo sapete, ad oggi tantissime persone vivono ancora sotto la soglia minima di vita. Cosa vuol dire questa cosa? Ve lo spiego in una brevissima frase. Allora, la maggior parte di queste persone vive con 1,25 dollari al giorno, che è l'equivalente più o meno di 1,10 euro. Ora, voi pensate nella nostra vita al mangiare, ai vestiti, alla scuola, all'energia elettrica, al posto dove abitiamo, ai mezzi di trasporto. Provate a sommare tutte queste cose, tutti questi servizi e queste agevolazioni che noi abbiamo tutti i giorni e pensate se sia possibile comprimere tutto questo in 1,10 euro. Ovviamente no. Allora, il video di oggi sarà un'attività legata proprio a questo concetto. Capire cos'è l'essenziale per vivere. Ovviamente, se tanti vivono con così pochi soldi e noi con così tanti, è ovvio che c'è un grande divario, c'è una grande distanza tra quello che utilizziamo noi e quello che usano le persone nel resto del mondo, in particolare nel sud del mondo. Allora, la sfida di oggi, e dopo vi lancio il telegiornale, è proprio quella di capire cos'è essenziale per vivere e se noi nel nostro piccolo possiamo rinunciare a qualcosa. E secondo me, vi dirò la verità, penso proprio di sì. Adesso, al via al TG! Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione di Agenda 2030. Il goal di oggi è il numero 1, sconfiggere la povertà nel mondo. Abbiamo il nostro inviato qui. Ci dicono che l'inviato di oggi è in pericolo. Andiamo subito a vedere di che cosa si tratta. Spero davvero che questa volta riusciate a sentirmi e a ricevere il mio messaggio. È da 2 mesi ormai che sono in questa foresta e è davvero una fatica riuscire a sopravvivere. E questi 2 mesi ormai sembrano davvero interminabili perché continuo a cercare del cibo. Spesso la sera prima di andare a dormire non riesco ad addormentarmi perché la fame sale e non avere del cibo è molto difficile. Andare in giro a cercare l'acqua, anche questo è davvero un problema, soprattutto perché non si sa che acqua sia, se è un'acqua contaminata oppure se è pura. Più volte mi è successo che l'ho bevuta perché ho dovuto, non c'era altra acqua e ero troppo disidratato. E ecco qua, insomma, è stato un problema il giorno dopo i crampi allo stomaco che avevo, però per fortuna ho trovato questo cellulare e spero che riusciate ad ascoltare il mio messaggio davvero perché siete proprio la mia ultima speranza. Il destino di Simone è nelle vostre mani. Guardando la tabella, che oggetti gli mandereste per aiutarlo? Noi ci vediamo a un prossimo video.